a tutti. Allora, io fondamentalmente cercherò di fare questo, cioè di farvi capire quanto è importante e fondamentale il tassello che voi porterete avanti con questa campagna e quello che voi state facendo, farvi rendere conto un pochino del tassello e quello che si sta muovendo nel mondo di persone come voi impegnate in tanti campi e prendere una consapevolezza anche del momento particolare in cui ci troviamo per la crisi climatica, per l'emergenza, ma adesso ne parliamo un pochino con la lente nostra, anche delle nostre come chiesa. Io ho coordinato l'attività della FOCSIP, che qualcuno di voi conoscete, in collaborazione con Caritas di varie campagne per 20 anni, e adesso da qualche anno sono al Movimento Cattolico Mondiale del Clima. Questa Laudato Si, di cui non penso, ecco, che io debba, poi ditemi voi quanto vi fa piacere nelle domande, che andiamo più nel dettaglio che altro. Io adesso voglio solo dire 2015, un anno particolare perché c'è stata la COP sul clima a Parigi, e Papa Francesco, in un'intervista ai giornalisti sull'aereo, e dice tra qualche mese uscirà un'enciclica su questi temi. Quindi anche questa prospettiva e questo impegno politico, perché un accordo sul clima che può cambiare, no, l'orientamento di dove stiamo andando. Quello che noi, io non so, perché è sempre un po' difficile, se avete sentito parlare tantissime volte della, no, dell'integralità dell'approccio, la critica delle povere della terra, facciamo così, chi l'ha già sentito 100 volte, lo sente in quest'altra, e però non vorrei evitare che qualcuno invece gli manchino dei pezzi fondamentali quando parliamo della Laudato Si. Quando io faccio gli incontri anche con i più piccoli, per esempio, nel metodo dico San Francesco, chiede a tutti un bigliettino di scrivere la prima parola che viene in mente pensando a San Francesco d'Assisi. E poi ci lavoriamo e vedrete che un gruppo pensa a San Francesco e gli uccellini, un altro gruppo pensa a San Francesco e le rose e le poveri. E quando è così io spiego che cosa vuol dire il grido dei poveri della terra e che cos'è l'approccio integrale della Laudato Si, e perché San Francesco è un simbolo di questo. Attenzione, io parliamo di un periodo, ecco, adesso siamo così un po' stanchi, allora qui c'è un piccolo video che se la metto, c'è l'audio, quindi potremo provare eventualmente, invece di farlo partire da YouTube lo faccio partire direttamente dal mio piccolissimo, ma proprio così che andare un po'. Volevo soltanto dirvelo perché vorrei un momento intanto dirvi che
che cos'è questo movimento e perché può essere utile a voi oggi. Allora, a voi è utile perché voi siete uno di questi tasselli che sono qua. Allora, forse è importante che voi sappiate che mentre voi portate avanti il vostro impegno, fate insieme a tutte queste altre realtà. Stiamo parlando di dunque, il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima non è una nuova organizzazione, ma un'alleanza di più di 900 organizzazioni nel mondo. Guarda sola perché gli ordini religiosi sono stati fondamentali insieme alle associazioni, ai movimenti, alle diocesi. Quindi veramente c'è una varietà incredibile. E la bella notizia è che quest'anno la Caritas italiana è entrata a far parte del movimento, però non basta questo. Il fondatore, possiamo dire, dall'inizio che ha giocato con noi questa partita è Michel Roy, che è stato fino a poco tempo fa il segretario generale di Caritas Internationalis. È ancora nel nostro board, ha creduto fin dall'inizio in questa avventura. Questo l'abbiamo messo soltanto per farvi un'idea, per esempio abbiamo questo consiglio, diciamo così, noi non abbiamo uno statuto riconosciuto in Vaticano o un'aggregazione, però abbiamo un'ottima, cioè stiamo assolutamente, lavoriamo insieme, ve lo dimostra il fatto di questo Advisory Council, con cinque cardinali da cinque continenti con cui noi lavoriamo veramente intensamente. I cardinali, rispetto a quello che parlava prima della Papa Nuova Guinea, grida con noi che l'emergenza climatica e l'innalzamento dei mari non è una cosa futura, per loro è adesso. Ci fanno i filmati delle scuole che chiudono, delle isole, la gente evacua e quindi per loro è già un'emergenza. Il cardinale Boller, che ha anche il ruolo di presidente della conferenza dei vescovi europei in Europa, è il cardinale che ieri ha accolto la famiglia con corridoi umanitari da Lesbo a Lussemburgo. Questo vi dà l'idea anche delle diverse sensibilità di come tutto è connesso. Questo era soltanto per farvi un attimo soltanto avere un pochino l'idea di chi siamo, migliaia di cattolici, c'è cioè poi un sito che vi farò vedere, ma che cosa ci unisce e perché siamo nati? Noi siamo nati perché Papa Francesco, la Laudato Si, è come il manuale dell'IKEA. Non ha nessun senso avere nella libreria un manuale dell'IKEA, il manuale dell'IKEA serve per montare il mobiletto che uno si è comprato. E questa è la stessa cosa della Laudato Si. Quindi la Laudato Si va vissuta. E nel 2015 si è sentita l'esigenza, c'erano grandi movimenti anche ambientalisti che scendevano nelle piazze a New York, e il nostro fondatore, che ha 32 anni, il direttore Tomas Infa, argentino, adesso vive a Roma, ha sentito la necessità, insieme a qualcun altro che già lavorava su questi temi, di fondare un movimento perché la Chiesa era in ritardo su questi temi. E quindi, e anche per non lasciare da solo il Papa in questa voce profetica. E così siamo. La nostra, quindi, principale obiettivo, e anche quello che invito anche voi, chiaramente, nella vostra campagna. Tanto complimenti per la vostra campagna, veramente profetica anche un po' in questo momento dopo il sinodo, bellissima anche la grafica e il nome, noi siamo Terra, veramente complimenti, un solo mondo, un progetto comune è fondamentale e quindi anche portando avanti la vostra iniziativa, questi progetti che sostenete, eccetera, avere sempre dentro di voi la consapevolezza che stiamo cercando sempre di aiutare la nostra comunità cattolica ad avere la conversione ecologica. Cioè io quando dico che aiutiamo le nostre comunità è perché noi per esempio collaboriamo tantissimo con i movimenti laici a livello europeo e mondiale. Proprio perché crediamo che ci abbiamo tanto da fare all'interno delle nostre comunità. Allora, il Papa parla di una conversione ecologica. Adesso nel Sinodo per l'Amazzonia, nel documento finale, è scritto esplicitamente una conversione integrale, di cui la conversione ecologica è una delle quattro conversioni. Le altre sono pastorale, culturale, ecologica e sinodale. Sono tutte conversioni legate a un modello nuovo di sviluppo,
che vada contro un'economia estrattivista e che uccide. Perché i deserti, quello che dice veramente il Papa, che i deserti esteriori si moltiplicano perché i deserti interiori sono diventati così ampi. È stato fondamentale l'intervento di prima, perché a me permette così di parlare direttamente dell'azione, di che cosa possiamo fare noi davanti allo scenario che prima è stato spiegato benissimo. Un altro aspetto importante, io lo dico a voi, poi se io sbaglio, però lo dico parlando ad animatori, a persone che possono incontrare qualcuno che vi dirà: ah, Papa Francesco, no? Il solito comunista, ma che ci porta fuori strada. Allora no, attenzione, di conversione ecologica, voi dovete saper parlare di questi temi, se ne parlava sempre della dottrina sociale della Chiesa, in modo diverso. Chi ha parlato per prima di conversione ecologica è stato San Giovanni Paolo II, anche Papa Benedetto, Paolo VI, aveva assolutamente preavvisato il Papa Benedetto rispetto all'ambiente, non mancano i figli. Allora, questa non è una slide, quando vi dicevo prima attenzione parliamo del gruppo. Allora, questo è un partito che da una parte ha un bel disegno, dall'altra parte, come sapete, un partito può avere invece dei groviglio di figli, è un po' l'immagine del momento che stiamo vivendo. Cioè, da una parte abbiamo a sinistra il groviglio di figli, il retro, che è il mistero del dolore, della sofferenza innocente. Io penso che, ecco, di solito, se vi va un secondo solo, proseguirei, ma vi chiederei a ognuno di voi di avere un secondo di silenzio e pensare in questo momento a quale grido, a quale lacrime voi in questo momento sentite di più nella cuore. Allora, qual è il senso di tutto questo dolore? Di tutto quello che ciascuno di noi ha nel cuore? Il senso è proprio quello di riuscire a scrivere, no? Delle righe dritte su queste righe storiche. Queste righe dritte è la nostra comprensione, è quello che forse questo tempo così di crisi può diventare un tempo così di opportunità per noi e di cambiamento. I migranti ci stanno aiutando a cambiare il nostro cuore. Ecco, e così questa crisi ci sta aiutando a vedere che si sviluppa una vita che è insegnata come Caritas sui temi dell'ingiustizia sociale, della povertà. Cioè non servivano i cambiamenti climatici a dire che dovevamo cambiare rotte, che c'erano i conti a uscire. Questo però ce lo sta portando sotto casa sempre di più. Io la vedo come una grandissima opportunità per far passare contenuti che è una vita che tutti voi state cercando di far passare, una grandissima opportunità per liberarci dalla schiavitù del consumismo. E quindi io vi invito veramente, ecco, a vederlo anche con questa speranza e con questa fiducia in questo tempo. Quindi bene le visioni che ci dicono che c'è un'emergenza climatica, è giustissimo, però noi dobbiamo avere delle ragioni di speranza e di fiducia e sapere che stiamo scrivendo quell'altro pezzo. E qui sono tre immagini. Allora, voi sapete, Greta ha scritto questo libro che è La nostra casa in fiamme, no? Insiste molto sull'emergenza, questa casa in fiamme, quindi il riscaldamento della terra. E allora, a me devo dire, mi hanno colpito molto tre compiti che sono fatte da Alessandria pochi giorni fa. Probabilmente voi, per tutti voi e le vostre attività, fate questi legami, le persone hanno bisogno, credo, di sentirli. Mi ha colpito perché una mia nipote di 40 anni, ha avuto due figli con il marito, abitano a Roma, il marito 10 anni fa finito il servizio, servizio militare nei pompieri, aveva deciso di partecipare, di continuare a fare il pompiere, ma non c'erano concorsi, l'hanno
nord d'Italia, no? Allora io pensare questi tre giovani con piedi morti così, dico, ma perché? Cioè, cosa manca? Se abbiamo una casa in fiamme, cosa manca a noi, alle persone che incontriamo, a chi deve decidere, a tutti, diciamo, per muoverci? Perché c'è qualcuno, come possono essere i martiri in Amazzonia, adesso il sinodo ce l'ha ricordati, come può essere una ragazza che a settembre è morta mentre era mi pare, in Guatemala facendo la processione parrocchiale che avremmo potuto fare noi a difesa anche della terra ed è stata ammazzata. Cioè, c'è qualcuno che per spegnere un fuoco rischia la propria vita. E noi questa audacia certe volte facciamo fatica ad averla. Voi stasera ce l'avete detto tanta, uscire di casa, venire con brutto tempo, un incontro, rimettersi impegnati in una campagna che vi vedrà no, a dover cominciare i propri convinti, a fare incontri alle volte con poche persone, alle volte con tanti. Cioè, per favore, consideratevela, sentitevi veramente, questa è la vostra audacia profetica. Però ecco, è molto importante che noi la riscopriamo. E l'ultima immagine che vi ho voluto mettere su questo è perché io sono anche, collaboro con la Conferenza Episcopale Italiana nella Commissione Giustizia e Pace. Abbiamo avuto adesso un incontro di Giustizia e Pace in Europa a Bratislava e noi facciamo sempre delle azioni simboliche ogni anno quando ci incontriamo. Allora, questo è il Danubio nella parte che divide la Slovacchia con l'Austria. E tante persone sono scappate durante la caduta del muro per trovare democrazia. E tra questi, questo Titus Zeman, un sacerdote salesiano, un giovane, che quando abbiamo fatto questa azione simbolica c'erano la nipote, c'era la famiglia, per portare dall'altra parte del Danubio dei seminaristi interessati archeologia e poi diventare sacerdoti, li portava attraversavano il Danubio, la terza volta l'hanno preso e l'hanno torturato, l'hanno messo in carcere per tantissimi anni. Allora i nostri amici della Commissione Giustizia e Pace della Slovacchia ci hanno detto questo, ma poi ci hanno fatto scrivere dei bigliettini, ogni Commissione Giustizia e Pace l'abbiamo poi attaccati su un filo spianato. E siamo saliti su una barca, abbiamo attraversato simbolicamente questo fiume e quello che ci è stato chiesto, quello su cui abbiamo riflettuto, è ma per quali valori noi saremo ancora disposti ad attraversare questo fiume? Io penso che questo sia molto importante, no? Perché noi qua quando ci esponiamo, scendiamo in piazza, facciamo le nostre iniziative, non rischiamo la vita. Adesso vediamo un conto quello che sta succedendo, in altri paesi non è. Allora, però nello stesso tempo noi quello che facciamo lo possiamo fare, io posso fare i miei incontri, io ho i miei incontri con gli altri, fare l'evento, essere soddisfatti di aver fatto un bel evento, una bella conferenza, però ecco, noi dobbiamo assolutamente avere cura di madre terra, ma avere cura anche della nostra audacia. Monitorate un amico povero, voi ne avrete sicuramente tanti perché ho solo da imparare dall'impegno della Caritas, o un martire particolare che vi fa piacere ricordarlo, questo può tenere acceso questa fiamma che altrimenti rischia di perdersi. Quindi questo è un altro aspetto importante. Il fatto che vi dicevo che dobbiamo assolutamente ricevere questa, dove dobbiamo dire la Laudato Si'. La Laudato Si' la conoscono meglio, questo approccio di ecologia integrale e quindi ambientalismo unito a sociale, ambiente e sociale insieme, questa è l'ecologia integrale, noi è più conosciuto fuori dalla Chiesa che nella Chiesa. Quindi noi abbiamo questo grande problema di ricezione dei documenti. Io, solo perché qualcuno qua potrebbe aver collaborato all'Assemblea Ecumenica Europea Pace nella Giustizia, non so se qualcuno di voi, Centro Interconfessionale per la Pace, Gianni Novelli, questo purtroppo sì, io no.
Pace e Giustizia e Salvaguardia del Creato, la messa ogni anno per Monsignor Romero a proposito di martiri, e io ve l'ho messa qua, uno perché sono 30 anni fa, due perché qualcuno dei più vecchi poteva dire così, e soprattutto per ricordarvi che queste cose sono scritte nel documento finale di Basilea 30 anni fa. Questo ci deve un po' di interrogare, problemi urgenti, collegati, i nostri figli, i nostri nipoti, però noi sappiamo anche nel documento che ci ricordavano che Dio rimane fedele e che manda anche dei profeti a richiamare il popolo sulle sue vie, e noi ci abbiamo questo ruolo. E il bello del documento finale, poi il cardinal Martini per me è stato fondamentale per la mia crescita di fede, lui proprio nel documento finale dice appunto: noi crediamo che già l'opera, il seme che qui è stato seminato, questa è la nostra speranza e questa è la nostra preghiera. Quindi prima di noi c'è stato altro, è stato seminato, però adesso è veramente un momento favorevole. Questo è l'altro messaggio che io vi vorrei trasmettere. Voi state portando avanti un'attività che non è solo un'attività e una campagna, ma è un tassello favorevole, fondamentale in questo momento unico, irrepetibile. Qualcuno paragona Papa Francesco a Gandhi, a Mandela, cioè ci sono persone che passano solo ogni tanto, però noi non li possiamo lasciare da sole, perché più non è che c'è solo lui, c'è una chiesa, insomma, però ecco, il momento dobbiamo avere consapevolezza, uno perché c'è la crisi che c'è stata detta prima e questo in qualche modo lo fa vedere sotto i nostri occhi, ma anche perché abbiamo dei profeti fondamentali. L'altra cosa è dell'enciclica, un appello urgente, unite tutta la famiglia umana, quindi benissimo le piccole gocce che ciascuno di noi rappresenta. Quello che però non c'è dato di poter fare, infatti si parla di una delle varie conversioni, è la conversione sinodale, quello che non c'è stato, c'è dato, è di essere divisi. Cioè la Laudato Si ci dice che dobbiamo unirci, che è una conversione comunitaria e che dobbiamo lavorare insieme. Questo proprio è il Papa adesso parla molto di peccati ecologici, quindi io penso che ogni volta che il divisore colpisce, e questo è l'approccio mistico. Questo è come noi del Movimento Cattolico Mondiale, come voi, perché voi siete qua come Caritas, e Caritas è membro, lavoriamo. Queste sono le tre dimensioni, diciamo, della Laudato Si, e le tre dimensioni che dobbiamo cercare tutti noi nel nostro impegno di tenere sempre unite. Quindi la dimensione della più spirituale di conversione ecologica, degli stili di vita fondamentale e anche quella profetica e politica. Sul discorso della prima dimensione, per noi l'icona è la spogliazione di Francesco. Cioè quando Francesco si spoglia nudo e si mette nelle mani con la mano da sopra di un di gioco, nelle mani del padre. Qui c'è molto, non ci abbiamo tempo, però c'è molto da dire sul perché siamo così, dopo 50 anni e più assa dal popolo in progresso, dal concilio, da Basilea, perché siamo così? Perché probabilmente questa spogliazione facciamo poi fatica, noi ci arrocchiamo, cioè non stiamo più parlando dei vestiti, stiamo parlando di tante altre forme di ricchezza che non ci fanno poi essere coerenti e profetici. Ad esempio il fatto che ognuno di noi spesso è più attento al proprio progetto che alla sfida che invece dobbiamo portare avanti insieme. Se uno vede la sfida globale non può non avere sempre l'occhio e l'orecchio attento a come unirmi, come collaborare con qualcun altro. Se uno questa attenzione poi può dire non ce la faccio perché già ho tutte le mie attività, non so come metterle insieme, ma l'attenzione è fondamentale. Quindi attenzione, perché le forme di ricchezza sono tante. Papa Francesco in Mozambico, mentre ha parlato con i gesuiti, ha chiesto con un mendicante l'elemosina, delle preghiere per lui, perché si sentiva tentato. Cioè quante volte noi ci facciamo, no, chiediamo questa
attenzione, perché è un momento che ricadiamo nelle nostre forme di ricchezza che sono le più svariate. Quindi questo è un simbolo di tantissime cose che non c'è ora tempo di affrontare, però nel momento favorevole metteteci anche che non c'è solo la Laudato Si, il sinodo per l'Amazzonia, che è stato un evento pazzesco, un processo di 2 anni, e il a marzo Economio Francesco. Voi sapete di Economio Francesco, avete aderito? Che domanda? Economio Francesco è questo incontro mondiale che il Papa fa con i giovani, diciamo un predico di giovani che stanno portando avanti un'economia diversa nel mondo, e sarà ad Assisi. Cioè è stata prorogata per di più l'application, quindi insomma andate sul sinodo, sì, scusa, sì, adesso capite perché i commentatori che sono e dopo a maggio, il 14 maggio, il Ministero dell'Educazione ha convocato, sempre sul video di Papa Francesco, un'alleanza di tutte le varie realtà, anche laiche, anche non credenti, di altre religioni, un'alleanza educativa alla luce della Laudato Si. Poi avremo, così un panorama del vostro impegno, avremo a maggio il 5 anniversario della Laudato Si, il Vaticano realizzerà una conferenza a Roma, ma quello che si dovrà fare in Vaticano, noi come movimento, poi lo aiuteremo, è di realizzare eventi in tutto, eventi che siano comunque processi, quindi in tutto il mondo. E poi ci sarà tempo per creare. Allora, il momento è molto favorevole e sarà da sì proprio in Santuario della Spoliazione. Quindi Papa Francesco ha parlato che o è omissione o è missione. Quindi noi siamo parte di questa missione della Chiesa, cercare di non rimanere nella omissione del modello economico estrattista. Se ne è parlato prima del sinodo, con tutti i documenti preparatori. Il documento finale, che è un ancora in spagnolo, sta al di là del documento finale. Cioè, che cosa è stato per voi il sinodo che ce l'abbiamo avuto a Roma? Per me è stato anche un incubo, perché si è sommato a tutte le altre attività che erano già al 100%, quindi è stata una bellissima tavolata dove è venuto anche l'Europa, con i popoli, i rappresentanti dei popoli indigeni e i padri sinodali conviviali che abbiamo organizzato presso la sede della Foxy nel giardino. Però fondamentale per me, per esempio, l'impegno che porto avanti è stato anche quello di far capire che, di mettere all'attenzione sì il problema dell'Amazzonia, però di far capire come, quando la terra, la nostra terra, appunto, viene tolta alla popolazione locale perché le industrie estrattive vanno lì per i propri interessi, le cui ricchezze non ricadono sul territorio, questo invece ci riguarda. Io porto avanti, adesso lo vediamo, questa campagna di disinvestimento dalle fonti fossili, e per me è stato molto importante questo, e addirittura nel documento finale si invita a disinvestire da queste industrie estrattive. Quindi dove mettiamo i nostri soldi invece ci riguarda molto, riguarda gli ordini religiosi, le congregazioni. Io vado proprio a fare questo, ci sono conferenze episcopali che hanno disinvestito, e a settembre, primo settembre, giornata del creato, Caritas Italiana ha annunciato la sua decisione di disinvestire dalle fonti fossili, collegandosi con il dossier sull'Amazzonia. Quindi vedete come è tutto connesso, però c'è stato un sinodo, c'è un evento di vescovi da tutto il mondo. Quando dico un momento favorevole, poi ci sono tantissimi temi che sono usciti, questo è uno di quelli. Molto concretamente sulla sfera spirituale c'è un tempo privilegiato di preghiera e azione del creato che voi vi chiedo veramente di tenere presente nelle vostre attività. Non si tratta di duplicare gli eventi, ma si tratta di cercare di fare in modo di poi concentrarci certe volte in momenti tutti insieme, perché c'è bisogno anche di impatto e di simbologia. Allora, il tempo del creato è quel periodo che va dal 1 di settembre al 4 di ottobre, che gli ortodossi già 30 anni fa seguivano. Noi ci siamo arrivati un po' per farlo prima, quest'anno la rete della vita era il tema. Questo qua è una fotografia scattata durante il ritiro del nostro team, che è un team internazionale, lavoriamo solo a distanza, però una volta all'anno ci vediamo, l'anno scorso, cioè quest'anno, ci siamo visti nell'Amazzonia ecuadoriana, qui è il nostro ritiro, per prepararci a quest'anno un po'
bisogna che basta di provarsi il termometro, se uno ha una lunetta di febbre, uscire e reagire, perché altrimenti in chiesa non ci sarà nessuno. L'Laudato Si è una, lo dico i vescovi, è generativa, cioè può rigenerare le nostre comunità. Quindi andiamo in uscita, ascoltiamo il grido del popolo e della terra lì dove siamo e cerchiamo di coinvolgere la comunità in delle attività di preghiera, di azione, eccetera. Ho detto qualche altro che sta parlando? No, no, perché io posso. Allora, facciamo veloci con un bellissimo messaggio del Papa del 1° di settembre. Voglio solo leggervi perché io credo che voi siete proprio questo. Aspetta. Questa è l'azione simbolica che abbiamo fatto ai Giardini Vaticani. Con il Papa sicuramente ne avete sentito parlare, sfortunatamente, perché c'è stata la famosa questione delle statuette, però diciamo nel frattempo noi portavamo la terra da tutto il mondo, anche da tutti gli eventi del tempo del creato, ed ecco, era questa la frase nella cerimonia molto bella, che desideriamo celebrare insieme, questo è preso dal messaggio del Papa, la rete della vita che con tanti fini sottili ma unici ed indispensabili i cristiani nel mondo e in questo tempo favorevole hanno contribuito a essere. Io mentre ero in fondo, che era arrivata tardi, pensavo a voi e dicevo, ecco, voi siete proprio quel filo unico e irripetibile e voi siete qui a essere. Proprio, è proprio questo. Però è bello, nel tempo del creato, anche essere tutti insieme, c'è un sito, si registrano gli eventi, quindi partecipate a questo. E a uno degli eventi del sinodo, una ragazza ha presentato questo telaio sull'importanza, loro ce lo dicevano dall'Amazzonia, vale molto per noi, di essere legati in comunità. C'è un grandissimo bisogno, c'è un bisogno di non lasciare da sole le persone come voi, perché alla fine siamo anche stanchi, e nello stesso tempo di essere veramente, di ricostruire la dimensione comunitaria. Questo ve l'ho detto prima, che la Chiesa, questo non mi fa fatica a pensarlo, quanto non malattie, la parrocchia, questi sono documenti ufficiali che parlano delle malattie della parrocchia, così non l'ho detto io, l'immobilismo inaccettabile, la ripetitività, manca la corresponsabilità ecclesiale, lo slancio missionario, ognuno di voi ha la propria esperienza. Quello che noi proponiamo come movimento, eventualmente senza che entriamo nei dettagli, però abbiamo parlato con il Liviero e vorremmo avviare un processo insieme a livello diocesano, è quello di prendere qua e là tutti i potenziali animatori già impegnati nelle proprie attività o persone che non sono ancora impegnate, insieme quindi aumentare la rete degli animatori Laudato Si nel mondo, che noi cerchiamo di tenere anche attivi, informandoli, quindi la propria che c'è stato l'incendio in Brasile, noi abbiamo organizzato in tutte le ambasciate del Brasile dei SIG team, mandiamo una comunicazione in tempo reale, con i link alle varie ambasciate, chiediamo di scendere in piazza, perché comunque, cioè se uno è connesso con gli altri è più facile, no? Quindi c'è questa rete di animatori, questa è, non vi preoccupate, non lo dovete leggere, però è per capire che possiamo fare tante cose insieme, che oggi è il primo passo, ne stiamo parlando con Oliviero, quindi speriamo di fare questa cosa anche con le altre realtà che sono impegnate su Roma, anche l'associazionismo. Tutti possono diventare animatori Laudato Si, l'importante insomma, è un desiderio di farlo. I giovani possiamo coinvolgerli perché appunto la Laudato Si è anche molto sentita, l'abbiamo visto con gli scioperi del clima, ma anche i catechisti, eccetera. La formazione noi la facciamo in tutto il mondo, però in Italia abbiamo deciso di farla in un modo particolare, cioè in presenza, non a distanza, e all'interno di percorsi che già le realtà organizzano, perché non è il caso di duplicare, ma di fare più sinergia. E questa è un po' questo per esempio era un ritiro Pisa e Lucca con le azioni cattoliche, questo è un altro esempio, questa è la mappa che trovate sul sito di tutti gli animatori. L'altra cosa che cerchiamo su creare legami comunitari è la creazione di circoli Laudato Si. Voi avete sentito mai parlare delle comunità Laudato Si? No. Allora, in Italia già ci sono le comunità Laudato Si che Carlo Pedrini insieme al Vescovo di Rieti, dopo il terremoto di Amatrice, hanno lanciato. E nello spirito
della lotta così, che parla non solo ai cattolici, non solo agli uomini di buona volontà, cioè, ma anche proprio a tutti. E quindi due persone pellegrini si dichiarano agnostico e un vescovo hanno dovuto dire sì, ma creiamo delle comunità così. Noi lanciamo, ma io ognuno, chiunque fa qualcosa fa bene, quindi non vi preoccupate, noi io conosco bene la realtà delle comunità, la fantasia è molto bella, i circoli, Laudato Si è un po' la stessa filosofia, però più in ambito cattolico, nel senso che noi mandiamo una meditazione mensile, cerchiamo appunto che siano connessi a livello mondiale, eccetera. Che cos'è un circolo Laudato Si? Perché voi lo potreste realizzare domani, sempre della serie, non va ad aggiungervi ai vostri impegni. Il circolo Laudato Si, questo è l'esempio di quello di Assisi, cioè dall'animatore alla suora che nel suo ordine religioso, la suora è qui, è interessata, ma può essere che nel suo ordine è sola, con la ballerina della Laudato Si, non la dobbiamo lasciare da sola. Poi abbiamo, ci sono, mettere insieme persone, può essere parrocchiale, può essere all'università, può essere dove vi pare a voi, extra, ma l'idea è quella insieme di cercare di vivere la Laudato Si. Ci si incontra perché si è perso anche un po' la dimensione dell'incontro, si discute se c'è qualche tematica, qualcuno parla degli esercizi ecologici, oppure fa l'esame di coscienza sui peccati ecologici, oppure si va a fare una bella gita insieme, è l'idea di costruire le gambe con le mani. I circoli anche sono tutti legati, tutti in una stessa chat, in tutte le lingue, quindi il circolo sta in Ecuador, in Brasile, negli Stati Uniti, è in connessione con voi. Questo è il movimento cattolico mondiale che prima cerca di unire i cattolici un po' da tutte le parti. Sugli stili di vita, vi vorrei solo accennare, questo è un programma che ancora non è pronto da presentarvi, nel senso con un sito, ma ci sarà a breve. Prima c'era qui il responsabile Caritas per gli edifici, non mi ricordo il nome, è andato via, mi presento, sta Cusbio, è dentro con noi. Stiamo lanciando, quindi questo è proprio per misurare l'impronta ecologica dei cattolici, degli istituti, cioè degli edifici, eccetera, e dare strumenti molto concreti, come mettere i pannelli solari, proprio per ridurre l'impronta ecologica. Perché noi siamo moltissimi nel mondo. Noi dobbiamo, sicuramente l'abbiamo sentito, ridurre la nostra impronta ecologica, siamo un miliardo e due di cattolici. Quindi diciamo, se noi facessimo la nostra parte potremmo fare molto sul clima. La terza, che è la sfera pubblica, e con questa abbiamo finito, tanto Caritas Italiana ha già disinvestito, quindi non vedo neanche convincere a disinvestire, però per dire che è molto importante questa questione anche. C'è la comunità delle parrocchie, adesso la stanno rinnovando, la POSID, quindi ci saranno anche strumenti nuovi. Il nostro programma sul disinvestimento è fondamentalmente, volevo solo dirvi questo, che è possibile anche smuovere qualche cosa. L'ultimo annuncio cattolico mondiale di disinvestimento è stato fatto in Sudafrica quest'anno a settembre. Perché in Sudafrica? Perché il regime dell'apartheid è caduto anche grazie al movimento di disinvestimento che voi fate proprio. Quindi se ci mettiamo insieme si può fare. Adesso a voi non vi devo convincere di questo, perché la campagna sul disinvestimento non è personale dove investo io, ma delle organizzazioni. Ma sono tantissime le organizzazioni che si stanno unendo e appunto noi dobbiamo cercare di dare un colpo di timone per invertire la rotta. Quindi vediamo tanto, le situazioni sono complesse, noi però dobbiamo accelerare il desiderio e la voglia di intraprendere questa benedetta transizione giusta, energetica. Se non iniziamo, non inizieremo mai. Quindi noi, questa è la profezia, che non vuol dire che non sappiamo che c'è una complessità da gestire. Gli scioperi sul clima, il prossimo è il 29 di novembre, questo è un esempio di quello di maggio, qui c'è un sacerdote, Don Giacomo di Napoli, c'è un po' di tutto, con i nostri striscioni. Questi sono gli scioperi a settembre a New York, questi sono esempi, le suore della Pennsylvania, su questo c'è un Laudato Si Generation, cioè per cercare di unire un po' i giovani. Il prossimo appuntamento è a Roma il 29 di novembre, quindi
di sostenere, di dire ai propri ragazzi non andate a scuola o teatro, non importa, è un ordine religioso, in quel giorno fate il rosario, pregate, ma per lo sciopero del clima. Cioè noi dobbiamo comunque sostenere un movimento così provvidenziale che c'è ora, di cittadinanza attiva, per chi può anche scendere in piazza e coinvolgere i propri ragazzi. Sul sito, cioè non è che poi sul sito ci sono le bandiere che si possono fare degli scioperi sul clima. In tutto questo le cose cambieranno se abbiamo appunto questa umiltà profonda di metterci in discussione di tutto quello che stiamo facendo. Questo è veramente, allora avremo la possibilità di ascoltare quella chiamata che Francesco ha ascoltato, vai a parlare a casa, e credo in questo momento è la nostra casa comune, di sentirci fratelli e sorelle, fare in modo che questa omissione gigantesca dell'Europa, che è sotto i nostri occhi, dei migranti, ma anche appunto tante altre scelte, e cambiare rotta e nuovi cammini per una ecologia integrale, che è stata insieme ed è comunque tutta colpa sua.